Melin, bentornati su Martin Fantasyland e soprattutto bentornati nella mia cucina fantasy. Come state? Oggi sono tornata per presentarvi un dolce squisito e perfetto da preparare per le merende di questo periodo. Sto parlando, ta-dan, degli scones. Questi profumatissimi dolcetti sono dei biscotti scozzesi e vengono direttamente dalle pagine di uno dei nostri autori preferiti, ovvero il professor Tolkien. Questi dolci vengono nominati nello Hobbit, nelle prime pagine, precisamente quando i nani arrivano a invadere la casa di Bilbo e fanno scorpacciata di tutte quante le scorte che il povero Bilbo aveva dentro casa. Da dove nascono però gli scones? Dunque, gli scones sono dei biscotti originari della Scozia e la prima volta che si è avuto attestazione di questo dolce è addirittura nel 1500. È così buono e delizioso e irresistibile che dalla Scozia si è poi diffuso in tutta l'Inghilterra, diventando uno dei must del momento del tè. In tutte le sale da tè inglesi troverete sempre un vassoio di scones che possono essere o dolci o salati. Noi oggi, come avete visto in questo vassoio, ne facciamo una versione semplificata perché Tolkien nel libro non specifica con che cosa sono farciti questi scones, quindi noi li facciamo immacolati esattamente come le ha descritti il nostro autore, però sappiate che possono essere spalmati o di marmellata oppure anche di creme salate, in particolare per esempio la crema col formaggio, che è un'altra cosa che sappiamo gli Hobbit apprezzano davvero molto. Prima di andare a vedere cosa ci serve per preparare questi biscotti, andiamo a vedere il passo dello Hobbit in cui vengono citati. Qualcuno chiese della birra chiara, qualcun altro della birra scura, uno il caffè e tutti delle torte. Così tennero lo Hobbit molto occupato per un po' di tempo. Un gran bricco di caffè era stato appena posto sul fuoco del camino, i pan di spagna erano spariti e i nani cominciavano un giro di focaccine imburrate quando si udì bussare forte. Ecco Melin, le focaccine imburrate della traduzione italiana altro non sono che gli scones. E adesso andiamo a vedere insieme quali ingredienti ci servono per preparare questa delizia scozzese. Per preparare gli scones avremo bisogno di 220 g di farina 00, 150 g di latte più un cucchiaio a parte che utilizzeremo dopo prima di infornare e anche un uovo che ci servirà sempre per un secondo momento, una bustina di lievito in polvere, un pizzico di sale e 10 g di zucchero. Avremo anche bisogno di 50 g di burro a temperatura ambiente. Prendiamo per prima cosa la farina e andiamo a posizionarla sul nostro piano di lavoro. Andiamo ad aggiungere le tre polveri che io ho messo qua insieme, quindi il sale, lo zucchero e il lievito. Diamo una piccola impastata per amalgamare il tutto e poi facciamo una fontanella al centro e andiamo ad aggiungere il burro a temperatura ambiente e il latte che ci servirà ad amalgamare il tutto e poi è il momento di impastare. Adesso la nostra pasta ha bisogno di riposare un pochino, quindi la avvolgiamo in pellicola trasparente e la lasciamo riposare in frigo tra i 15 e i 20 minuti. Recuperato il nostro panetto, andiamo a mettere un pochino di farina sul nostro piano di lavoro, perché adesso andiamo a stendere la pasta.
abbiamo steso la pasta, che dovrebbe avere la consistenza di non più di un centimetro, andiamo a munirci di un bicchiere che abbia una circonferenza non più grande di 6 o 7 centimetri e andiamo a tagliare tanti dischi sulla nostra pasta. Adesso è arrivato il momento di disporre i dischi su una teglia rivestita di carta da forno. Voi vedete questa nera perché è una che io ho comprato tanti anni fa da Tiger, che è riutilizzabile, ma se non ne avete una riutilizzabile va benissimo la classica carta da forno. Infornare, andiamo a sbattere insieme un uovo e circa un cucchiaio di latte e poi a spennellare i nostri dischetti. L'operazione di spennellamento è il momento di infornare nel forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Ecco il risultato terminato il quarto d'ora di cottura. Vi potrete regolare con il tirare fuori gli sconzi dal forno quando avranno assunto questo colore dorato. Adesso è arrivato del momento che io personalmente preferisco di cucine fantasy, ovvero il momento dell'assaggio. Allora, mi sono dotata di un bel bricco di caffè fumante, proprio come è descritto da Tolkien, e adesso vado ad assaggiare i nostri scones. Cari belli, non sono affatto male, quindi questa volta, ancora una volta, la ricetta è riuscita. Mi piacciono perché non sono molto dolci, sembrano quasi dei paninetti, non sanno proprio di biscotto e quindi questo li rende perfetti per qualsiasi occasione. Bene Melline, anche questa volta missione compiuta, abbiamo terminato un'altra puntata di Cucine Fantasy. Mi raccomando, se preparerete gli scones con la mia ricetta, mandatemi le foto delle vostre preparazioni perché sono curiosissime di vederle. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo cliccando sul tasto di iscrizione qua sotto e attivando la campanella delle notifiche. In questo modo sarete sempre informati su tutti i video che carico perché vi arriverà una notifica e così non ne potrete perdere neanche uno. Grazie per avermi seguito, spero di avervi tenuto compagnia e fino al prossimo video. Namarie!